Misure di quella di Cheope, 225 metri per 220, e l'altezza, 73 metri, corrisponde alla metà di quest'ultima, il che alimenta l'idea di strette relazioni fra la civiltà americana e quella egizia. Come vogliono le leggende, anche questi luoghi furono visitati dalle deità venute dallo spazio per illuminare le menti di questi due popoli, o furono gli esperti sopravvissuti alla catastrofe di Atlantide a divulgare le loro conoscenze. Ma come vuole una diffusa teoria, anche Atlantide fu fondata da entità extraterrestri, quindi la matrice dovrebbe essere sempre la stessa. La storia dell'umanità, dal Paleolitico a oggi, vanta una casistica notevole di avvistamenti e di contatti con gli extraterrestri. Molti sono i luoghi visitati da umanoidi venuti dallo spazio e, come abbiamo visto, le testimonianze giunte sino a noi da tempi lontani sono molte e incontestabili. Da quelle della preistoria alla navicella spaziale trovata in un antico dipinto egizio del 1500 a.C. Al modellino di aereo spaziale ritrovato durante scavi archeologici in Colombia e risalente a 1000 anni fa. A questo disegno rupestre rinvenuto in Giappone, che ha 7000 anni. Eppure, nel IX secolo, gli uomini pensavano che la Terra fosse piatta. Nel 1400 si riteneva che la Terra fosse al centro dell'universo e che Sole, Luna e Stelle ruotassero attorno ad essa. Nel 1700 gli uomini non credevano che dal cielo potessero cadere meteoriti. In cielo non c'erano pietre. Sostenevano che le meteoriti fossero pietre terrestri che erano state colpite da un fulmine. A metà del XIX secolo l'uomo non immaginava che sarebbe riuscito a volare. Il vescovo Wright diceva che il volo era riservato agli angeli. I suoi due figli, Wilbur e Orville, smentiranno poi tale affermazione. Nel 1930 il direttore dell'osservatorio di Greenwich, Sir Harold Spencer Jones, pronosticò che nessun uomo avrebbe mai messo piede sul suolo lunare. Tuttavia, già molto tempo prima che l'uomo volasse nello spazio o nell'atmosfera, si verificarono strani avvistamenti. E le varie interpretazioni date di volta in volta rispecchiano le diverse concezioni del mondo succedutesi nei secoli. Alessandro Magno e il suo esercito, per esempio, furono turbati da un paio di oggetti volanti nel 329 a.C. La maggior parte dei soldati abbandonò il campo, ma i più arditi rimasero e cercarono di colpire i dischi con frecce e sassi. Nel 1492, 4 ore prima di avvistare la costa del Nuovo Mondo, Cristoforo Colombo vide un oggetto luminoso venire dal cielo, entrare in acqua e viaggiare lentamente vicinissimo alla sua nave. Su una moneta francese coniata intorno al 1860 è rappresentato un oggetto volante a forma di disco. Secondo gli esperti, potrebbe essere stata fatta a commemorazione di un avvistamento. Anche il grande astronomo britannico Edmund Halley, da cui prende il nome la cometa, nel marzo del 1716 vide una serie di strani oggetti. Uno di questi illuminò il cielo per più di 2 ore, con una luce tanto intensa da permettere ad Halley di leggere. Nel 1897 fu avvistata una nave più leggera dell'aria, dotata di eliche, di oblò, di antenne e di potenti riflettori puntati verso terra. Nel 1917, a Fatima, in Portogallo, 50.000 persone osservarono strabiliate un enorme disco d'argento che danzava nel cielo roteando. Dopo essere sceso in picchiata verso terra, risalì e scomparve verso il sole. Una notte d'estate nel 1948, Clyde Tombaugh, l'astronomo che scoprì Plutone, era seduto nel giardino della sua casa a Las Cruces, nel New Mexico, quando vide in cielo una strana navicella luminosa. Sia lui che tutti gli altri testimoni, fra i quali alcuni membri della sua famiglia, furono d'accordo nel definire l'oggetto una specie di nave e nel reputarlo un mezzo extraterrestre.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, i piloti dell'aviazione alleata segnalarono avvistamenti di UFO sopra la Germania. Comparivano dal nulla e sembravano voler giocare con gli aerei. I piloti li definirono caccia di fuoco. Il maggiore dell'aviazione, Paul Deutsch, ora in pensione, raccontò ciò che accade alla sua squadriglia nel cielo del Giappone. Uno del mio equipaggio vide qualcosa di rosso-arancione che lo seguiva sopra l'ala sinistra. Non era facile valutare la distanza, anche perché si spostava continuamente. Il capo mitragliere, che aveva il controllo di tutte le armi del B-29, sparò un paio di raffiche in quella direzione. I colpi erano andati proprio verso l'oggetto, ma non successe niente. In quel momento pensammo fosse un'arma segreta giapponese, forse inventata dai tedeschi. I tedeschi pensarono fosse un marchingegno degli alleati. Insomma, tutti pensavano che fosse di qualcun altro e nessuno sapeva cosa fosse. Il 5 dicembre 1945, una squadriglia di 5 bombardieri Torpedo Avenger, con equipaggi molto esperti, decollò dalla stazione aeronavale di Fort Lauderdale, in Florida, per un breve volo di routine. Tutti gli aerei avevano il serbatoio pieno e le condizioni atmosferiche erano ottime, ma si verificò qualcosa di strano. Il comandante comunicò di aver perso il senso dell'orientamento. Allora, la torre di controllo ordinò alla squadriglia di dirigersi direttamente a ovest. Ma il comandante rispose allarmato: «Non sappiamo dove sia l'ovest. È tutto in tilt. È tutto strano. Nessun valore è attendibile. Perfino l'oceano non appare come dovrebbe». Poi disse che strane navicelle non identificate si stavano avvicinando a loro. A quel punto, il contatto radio si interruppe e tutti e 5 gli aerei scomparvero senza lasciare traccia. Alla ricerca dei 5 aerei dispersi fu mandato un enorme Martin Mariner con 13 persone a bordo. Era un aereo in grado di ammarare nell'oceano in burrasca, ma anch'esso scomparve nel silenzio dell'Atlantico. Si diede inizio alla più grande operazione di ricerca della storia. Per 5 giorni, 300 aerei e 21 navi setacciarono il mare e il cielo. Ma dei 6 aerei e degli equipaggi, nessuna traccia. Ancora oggi, la vicenda è avvolta nel mistero. Alcuni ritengono che la soluzione risieda nel fenomeno degli UFO, ma a tal proposito sorgono parecchi interrogativi. Possono esistere gli UFO? Se sì, quali forze intelligenti vi si celano? Quali sono le loro intenzioni? Sono ostili, benevoli o solo curiosi? Da dove vengono? Vengono dalla Terra o da qualcuna di quelle misteriose stelle che brillano nell'oscura vastità dello spazio? Orson Welles sosteneva che la scoperta anche di un singolo batterio su Marte o su qualsiasi altro corpo del Sistema Solare indicherebbe che l'intera catena evolutiva, cosmica, chimica, biologica, è attiva ovunque. In quel caso, l'esistenza della vita in qualsiasi parte dell'universo costituirebbe la regola più che l'eccezione. Se così fosse, potrebbero esistere altre civiltà intelligenti in grado di comunicare con noi. Ecco i risultati di un simposio su questo tema, cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo. Secondo una delle stime più ottimistiche, in una galassia ci potrebbero essere circa 1 milione di civiltà. Quindi ciò significa che in poche centinaia di stelle ci sarebbe una civiltà. Perciò, nella nostra galassia ci potrebbe essere la vita in 1 miliardo di pianeti. Quindi possiamo avere la speranza di entrare in contatto con almeno una di queste civiltà. Quando parliamo della vita fuori dalla Terra, ci riferiamo in genere a esseri intelligenti, a qualcuno insomma che assomigli al nostro io nobile. Non è da escludere che esistano esseri nettamente più evoluti di noi. Stando però ad alcune testimonianze, i dati somatici non risultano molto edificanti per i nostri gusti. Il sogno di questo evento, cosiddetto naturale, iniziò il 12 ottobre 1992, quando il programma SETI